Ragazzi, guardate qua, finalmente ce l'ho tra le mani. Ho fatto un disastro per recuperarle e mostrarvele subito in questo video. Questo lo mettiamo qui. Nike Adapt BB. Quindi no? Sì, così. Attenzione. Ouch. Sì. Queste qui, ragazzi, sono le nuove scarpe Nike, che poi sarebbe Nike, che si allacciano da sole. Qua c'è la base di ricarica wireless, zang zang, USB-C. Brava Nike. Istruzioni. Sapete che io non sono un grande fan delle istruzioni. Direi di no. Fine. Quindi Allora, zack, zack. Momento più bello. 2, 3, 4. Ok. Quindi se io in quale metto sopra, cosa succede? Si illumina di verde, quindi penso che stiano ricaricando. Qua c'è l'app di Nike. Allora, come si presentano? Batteria 100%. Tac. Blu. Se io fascio così. No. Così è. Così è aperta. Aspetta un attimo. Cosa sto facendo? Così è chiusa al massimo. Ok. E così si apre. Ah no, così si chiude. Madonna, stringono un sacco. Ok. Sono incastrato. Guardate. Non si vede niente. Tac. Rapido tour della scarpa. Abbiamo qua il logo Nike. Qua il logo Nike. Qua dei LED simpatici che penso siano anche pulsanti. Dopo li proviamo. Dietro, dentro. E il meccanismo, se guardate, è esattamente... Non si vede niente. È esattamente con dei cavi di metallo. Guardate. Denter key. Vedete? Ragazzi, sono veramente una bomba. Penso che sia giunto il momento di provarle. Ora, queste qui sono un 40.000 e mezzo, quindi difficilmente mi andranno bene. Però noi ci crediamo. Dovete sapere che io ho il piedino piccolino. Oh, destra. Vabbè, quasi quasi mi vanno. Oddio. Si stanno allacciando. Di più. Così al massimo. Che bomba, raga. Non potete capire. Mettiamo anche l'altra. Ok. Ah, ok. Si allaccia da sola subito. E poi penso che con i tastini si possa regolare. Tipo... Così si stringe. E così si allarga. Ragazzi, sono ufficialmente un uomo venuto dal futuro. Cioè, guardate che bomba. Io qua... Tac, slaccio e allaccio. Oppure posso sempre controllare il tutto dall'app. Quindi e questa si allaccia. Up. E si slaccia. Non so quanto si veda, ma si sente proprio il piede che riesce a tirare. E anche se queste sono un numero molto più grande del mio, in realtà mi vanno comunque bene. Stessa cosa anche per la sinistra. Adesso è libera. E niente, poi dall'app si possono fare un po' di cose. Con questo si slacciano entrambe. Qua ci sono le varie impostazioni. Si possono creare i vari profili, che però non facciamo in questo momento. E niente, da questo video al volo prova di queste scarpe che si allacciano assolutamente da sole, allacciatevi. Poi si slacciano entrambe, si tolgono, buonasera, e si mettono a caricare sulla base. Questa è veramente comoda, perché i modelli che avevamo fatto precedenti avevano tipo una cosa che andava infilata sotto la suola. Invece il fatto di poter arrivare e lasciarle per caricare non è un grande sbattimento. Non so la batteria quanto duri, non vedo veramente l'ora di provare un numero che mi vada veramente bene. Tra l'altro, in teoria, questa base di ricarica rispetta lo standard QI, wireless charging, yes. Quindi se metto l'iPhone si dovrebbe ricaricare e si ricarica. Pazzesca sta cosa. Quindi, da Yakidale e dalle nuove scarpe Nike che si allacciano da sole, era tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Non vedo veramente l'ora di provarle sul campo, anche perché queste qui sarebbero da basket. Quindi sarebbe interessante provarle sul campo da basket, visto che io fino all'anno scorso, non so se lo sapevate, ma giocavo anche a basket. Pazzesco. Ci vediamo nei prossimi giorni con prossimi video.